Unboxing del nuovo Octa-Core con schermo 2K di Meizu, ovvero MX4 Pro. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, unboxing di Meizu MX4, il nuovo smartphone, sì, top di gamma, senza alcun problema, di casa Meizu. Assomiglia in molte cose all'MX4 già recensito, ma per essere pro ovviamente ha delle cose in più. Intanto questo libretto dove dentro c'è lo smartphone, l'avete già intravisto, cavo USB, micro USB, lo spazio per le cuffie con un foglietto che ci dice chiaramente che le cuffie non sono incluse. Questo libretto non è un classico libretto, ci sono alcune pagine da sfogliare, ben fatto, ma poi abbiamo una prima descrizione dello smartphone con schermo da 5 pollici e 47, una risoluzione di 2K, un audio che Meizu definisce Retina, che in realtà tecnicamente non vuol dire nulla, ma c'è un amplificatore di qualità e un chip DAC sempre di altissima qualità, poi lo testeremo nella recensione. Abbiamo un nuovo processore Octa-Core Exynos 5430, realizzato a 20 nanometri e un sensore di impronte digitali, oltre ovviamente all'interfaccia Flyme 4. Ribalto questo libretto per tirare fuori lo smartphone, eccolo qua. Leviamo anche questa plastichina. Ovviamente lo smartphone somiglia molto al Meizu che abbiamo già provato qualche mese fa. Abbiamo sempre la possibilità di rimuovere la cover per inserire la micro SIM. Non è possibile espandere la memoria, non è possibile rimuovere la batteria. Viene scritto chiaramente non rimuovere la batteria, quindi non fatelo. Doppio LED flash, bilanciere del volume, tasto di accensione. Primo micro, scusate, secondo microfono, jack audio da 3,5, niente, tutto intorno sul lato destro, speaker, microfono e porta micro USB. Davanti abbiamo ancora un'altra plastica a proteggere lo smartphone, e poi qua sotto il tasto, non l'avevo ancora chiuso bene, il tasto home con il sensore di impronte digitali. Proveremo ovviamente a fondo questo Meizu MX4 Pro nei prossimi giorni. Intanto andate nel nostro forum androidworld.it/forum e fateci domande su questo nuovo phablet. Noi risponderemo ovviamente nella recensione finale. Non vi spaventate per questa luminosità perché era semplicemente molto risparmio energetico. Per questo primo unboxing è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.